Ciao amici di Passione Italiana, benvenuti a un'altra pillola di italiano con me, Alex. Oggi vediamo due parole, come sempre, molto simili, ma anche molto diverse. Se e se. Come al solito, se vi piacciono i nostri video e li trovate utili, non dimenticate di fare like, di condividere i nostri video e anche di diventare Patreon. Così possiamo continuare a produrre nuovi contenuti gratuitamente per voi ogni mese. Dunque, vediamo un po' se o se. Se senza accento è una congiunzione con valore ipotetico, quindi per esempio se vinco la lotteria vado in America. Se vai al cinema vengo anch'io. Se, con l'accento acuto, invece, è il pronome personale riflessivo di terza persona. Per esempio, Luigi pensa solo a sé. Di per sé sarebbe una buona idea. Ci sono alcuni dubbi sull'uso della parola se con l'accento. E cioè che molte persone pensano che davanti alla parola stesso bisogna usare il se senza accento, perché tanto non può creare confusione con l'altro se. E quindi che se perda l'accento davanti all'aggettivo dimostrativo stesso. Ma non è molto logico e non c'è motivo di scrivere la stessa parola in maniera diversa in diversi casi. Quindi è meglio mantenere sempre l'accento. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!